Mario Boella, centro di ricerca i cui soci fondatori sono Politecnico di Torino e Compagnia di San Paolo. Il Boella si occupa di ricerca applicata a tutti quei processi in cui le IT, quindi le tecnologie digitali in particolare, sono elemento trasformatore nei appunto, processi di innovazione. Per spiegare come le tecnologie che si trattano in istituto possono essere utili all'economia circolare, ci siamo voluti avvalere dell'escamotage del ciclo di vita di una lattina. Abbiamo cercato di mappare tutte le varie fasi, quelle principali, e capire come le tecnologie appunto possono supportare il sistema, quindi alcuni processi di economia circolare, a partire quindi dal procurement, capire da dove arriva la materia prima che viene usata per la produzione, quindi se direttamente dall'estrazione dell'alluminio ad esempio, oppure da materiale riciclato. E questo per avere una diciamo, supply chain trasparente e capire come andrà ad impattare nella produzione. Produzione che quindi si compone di diverse fasi, ognuna delle quali è monitorata da diversi sistemi informativi abilitati da diverse tecnologie, ad esempio l'Internet of Things. Tutti questi sistemi delle varie fasi produttive producono dei dati, dati che vanno a finire, che vengono utilizzati da delle architetture che li elaborano e cercano di rendere interoperabili i sistemi. Questo a cosa serve? Ogni fase produttiva produce degli scarti. Questi scarti possono essere considerati benissimo come waste e quindi un sistema tecnologico può farci capire quali sono questi scarti e come eventualmente adottare delle misure per far rientrare questi sprechi, per andare sempre verso il zero waste a partire da ogni fase produttiva, quindi non solo alla fine del ciclo. Si passa poi alla distribuzione del bene, quindi tutta la parte di logistica, anche qui bisogna cercare di ridurre al minimo gli scarti, scarti intesi anche come scarti dati dal sistema di logistica, dobbiamo fare in modo che le tratte fatte dai mezzi siano ottimizzate, quindi non ci siano emissioni eccessive, emissioni superflue, i carichi siano ottimizzati, quindi non ci siano carichi insomma, vuoti, e ci sia quindi la distribuzione dei magazzini, anche quella supportata dalle tecnologie, per esempio, che automatizzino i magazzini e che quindi siano assolutamente digitalizzati in modo da essere riempiti in modo ottimale e svuotati allo stesso modo. Quindi si passa al sistema di distribuzione e i centri di distribuzione che possono essere appunto la grande distribuzione o la distribuzione al dettaglio e ci possiamo avvalere delle tecnologie anche per monitorare le abitudini di consumo degli utenti e quindi capire quali sono la loro propensione al consumo prima, durante e dopo l'arrivo del bene. Infine quindi c'è insomma, la parte più evidentemente produttrice di scarto che è quella che fine fa la lattina o comunque qualsiasi altro prodotto a fine vita, produce immondizia e quindi va a finire in discarica e quindi spreco oppure rientra nel ciclo produttivo attraverso il riciclo. In questo caso si parla di riciclo, in caso di altri beni possiamo pensare al riuso degli stessi. Oppure ancora c'è la possibilità che entri non nello stesso loop ma in loop diversi, dando vita a quella che viene chiamata simbiosi industriale, quindi la materia di scarto di un ciclo può essere materia prima di un altro ciclo. Come possiamo dare supporto alla challenge di Torino durante il maratona? Allora, durante la maratona insomma, ci saranno degli esperti del settore, degli esperti di dominio, e insieme cercheremo, a partire da quelli che sono i 5 modelli di business che sono stati illustrati prima da Monticelli, capire come le tecnologie di nostra competenza, quindi quelle per cui abbiamo una competenza forte, possono abilitare questi business model, o al contrario, se il gruppo dovesse arrivare competente di una tecnologia, aiutarli a capire qual è il business model migliore per creare un prodotto, un servizio circolare. Non solo, studiando e quindi avendo a che fare con questi processi circolari, con la tecnologia, ovviamente abbiamo pensato a quali sono le sfide aperte per chi appunto come istituto si occupa di queste tecnologie e come eventualmente delle policy possono aiutare a risolverle. Ad esempio si fa
come si fa a mettere insieme queste due esigenze, cioè avere a disposizione dei dati che non fanno un vantaggio competitivo, oppure come fare in modo che gli utenti stessi condividano le loro abitudini anche utilizzando sistemi digitali, ma senza essere diciamo turbati dal punto di vista della privacy, quindi perché non si sentano controllati, stile grande fratello, ma anzi vengano incentivati ad utilizzarli e quindi a creare ad adottare comportamenti virtuosi. Quindi questi sono un po' gli spunti che vogliamo lasciare per la challenge che saremo felici di affrontare insieme durante le due giornate. Questi sono i contatti delle persone che ci saranno durante l'evento e che daranno una mano a chi vorrà partecipare, a chi parteciperà. E poi l'ultima slide, un augurio, perché si può fare e ci crediamo e quindi siamo felici di poter lavorare con voi.